Assessore Bora, come si inserisce questo progetto Smart Box all'interno dei bandi che vanno a sostenere le imprese attraverso innovazione tecnologica e assistenza alla persona? Smart Box fa parte di un bando molto interessante che vede collaborare aziende e organismi di ricerca. Questo bando ha visto la premiazione di 28 progetti, appunto Smart Box è uno di questi, e che ha consentito di finanziare investimenti per quasi 40 milioni di euro. L'innovazione di questo bando riguarda non solo la domotica, che è appunto la caratterizzazione del progetto Smartbox, ma anche gli altri tre ambiti della specializzazione intelligente, ovvero meccatronica, salute e benessere, manifattura sostenibile. E ciò che qualifica questo bando è aver saputo coniugare finanziamento di investimenti con la formazione, con la qualificazione professionale. Ecco, noi riteniamo che questo sia un valore aggiunto davvero pregevole e insomma il progetto Smartbox siamo certi che porterà comunque molti risultati. Ecco, questo bando a chi è destinato? Cioè, com'è possibile fare la differenza per le aziende che volessero investirci? Beh, appunto, i destinatari principali sono appunto le aziende che possono partecipare, insomma, sia a questo bando ma anche agli altri. La Regione Marche, nel concertare insieme all'associazione di categoria, le parti sociali, i punteggi che poi insomma cercano di premiare quell'azienda, quindi quel progetto piuttosto che gli altri, cerca di far emergere la qualità dell'innovazione assieme alla qualità del capitale umano che comunque viene inserito in azienda che poi porta avanti questo tipo di progetto. Quindi non più finanziamenti a pioggia, al contrario, progetti importanti. Smart Box coinvolge in filiale altre 4 aziende e per un totale di un investimento di quasi 1,5 milioni di euro. La parte di finanziamento regionale è 700.000 euro, ma appunto, come dicevo prima, la qualità del progetto fa la differenza anche nell'attribuzione del progetto. Quindi 28 aziende, 28 progetti ben selezionati, davvero di grande qualità, almeno quanto Smartbox.